Allora, prima di andare all'ultima prova di Sanbacar, vorrei provare ad andare a cercare altre statue di Demigius, giusto per avere anche Alomora al massimo livello. Allora, ne abbiamo 9, ce ne mancano quindi 4. Guardando la mappa, dove li troviamo qualche statua di Demigius? Allora, ad Hogwarts ne abbiamo 4 su 10. Immediatamente è da Oh! sola. Mentre cercavo le Dice statue di di non superarmi per Demiguise, è lungo. arrivato in Ti aspetto alla Faustus. catacomba appena puoi. Spero che il mio messaggio riesca a trasmetterti l'urgenza della situazione. D'accordo, Infaustus, cercherò di essere lì il prima possibile. E per il prima possibile si intende anche vado a fare ste cacchio di statue di Demiguise perché sennò porca miseria. Perfetto, 13 lune trovate. Lumos. Ho trovato una rana che mi ha inghiottito e ho trovato un'intrecciata blu. Ok. Oh, buongiorno. Dove cacchio siamo finiti? Signor Luna, buonasera, anzi, buongiorno ormai. Salve, signor Moon. Ah, salve. Hai rimosso altre statuette di Demiguise? Già, sì. Ho un po' di lune per lei. Santo 13 per cielo, non hai l'esattezza. battuto la fiacca. Incredibile, grazie. Grazie a lei che Puoi ora mi dà affrontare l'Alomora. l'ultima lezione di Alomora. Dopodiché, nessuna serratura Meno potrà mai male. Forse avrei fermarti. dovuto farlo già Hai prima, fatto sai. ciò che ti avevo chiesto. Vorrei tanto sapere chi ha piazzato queste statuette dappertutto. Ahimè. Se ne trovi Purtroppo. altre, rimuovile senza problemi. Duh. Farai un gran favore al tuo povero custode. Sì, Se signore. scoprirò chi è il bullo che ha architettato questo scherzo crudele, te lo farò E poi sapere. lo Grazie di mestiamo. nuovo per tutto l'aiuto e per tutta la tua tenacia. La mia domanda è, lo scopriremo davvero chi è il bulletto? Non credo, però Ora che hai Alomorra di imparato terzo Alomora, livello. nessuna serratura potrà più fermarti. Però continua pure a statuette di Demigais e rimuovere le lune, se ti va. Non si preoccupi. Attendi notizie da Gladwin Moon, il che vuol dire che davvero prosegue. Ho pensato male allora. Ma la cosa a noi ora non ci importa, per un semplice motivo. Visto che ci ha chiamato in Faustus, la prossima ricompensa che otterremo è l'Avada Kedavra. Parla con Infaustus alla catacomba. Non ho idea di cosa mi aspetti lì dentro. Cosa vuoi che ti aspetti, Fra? Andiamo a vedere. Sebastian si è spinto troppo oltre. Esatto. Tu hai visto cosa c'è nella catacomba? Non posso restare Mi qui. chiedo che cacchio stia Aspetta, succedendo. Anne, ti prego. Infaustus, Sebastian è arrivato al punto di mettere in pericolo se stesso e l'intero borgo per una reliquia che sperava potesse guarirmi. Mi dispiace, Infaustus. Accertati che stia bene, d'accordo? Sono felice che tu sia qui. Sì, però. Anne, non andare via, per favore. Ho ricevuto il tuo gufo. Dov'è Sebastian? Là Nella dentro. catacomba. Onestamente mi ha stupito che non fossi con lui. Strano. Infaustus, io. Fermati! Avevi giurato che Sebastian non sarebbe andato oltre? E nonostante ciò, eccoci qui. Lo so, hai ragione. Sebastian non ha voluto ascoltarci perché, nonostante tutto, lo so, è colpa mia. Mica tanto, eh. Non ha voluto sentire ragioni. Avrei dovuto fermarlo quando potevo. Ora Sebastian è in guai seri. Tranquillo, ci Voglio penso tornare io. nella catacomba per cercarlo. Anne ha ragione. Sia lui che l'intero borgo sono in pericolo. Perché Quel l'intero borgo, posto è tra pieno di l'altro? inferi. Sì. Inferi? Ma di che stai parlando? Lo vedrai. Dobbiamo sbrigarci. Beh, tranquillo, ci penso io. Come apriamo questo? Sebastian non è in sé. Ehi là? Sebastian? L'ultima volta che siamo stati qua c'erano ragni ovunque. Stiamo per affrontare ben di peggio. Ehi. Troviamo Sebastian in fretta. Fosse il peggio che abbia mai incontrato Fatto! gli inferi, voglio dire. Allora, in teoria la catacomba non c'è niente da Dov'era esplorare, l'abbiamo già Sebastian vista quando l'altra tu e Dan lo volta. avete trovato? Poco più Eccoli avanti, là. Aspetta, nel salone. aspetta, 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 aspetta. Incendio! Bravo Infaustus. Confringo! Preso. Bombardo! Prendilo! No! Come l'ha fatto a schivare? Confringo! Madonna mia, che colpo! Kaboom! Bombarda! Madonna mia, che bello farli saltare in aria! Defendo! Lancio! Incendio! Mamma mia! Qualcun altro?
Perché ho l'impressione che potrebbe finire malissimo per Sebastian, ma nel senso che dovremmo combattere contro di lui oppure fermarlo? Non c'erano così tanti inferi prima. Non ce n'erano proprio l'altra volta, fra. Vieni qui. Incendio. Preso. Aspetta. Dov'è? Mamma mia. Proprio tirato in faccia quello. Kaboom. Levioso. Flipendo. Bombata. Bravo, bel colpo combinato, fra. No. Ecco fatto, tagliato a metà. Qualcun altro? Sì. Cacchio. Ma... ecco appunto. Volevo proprio vedere se le esplosioni avrebbero fatto effetto. Ancora. Che palle. Perfetto. E addio. E abbiamo salvato Infaustus. Aspetta un attimo. Che cosa? Ero così in pensiero per Sebastian che non l'avevo capito. Anne è andata a chiamare Sebastian. Oh, cacchio. Vedendo gli inferi, ho pensato che Sebastian fosse sotto attacco. Poi lui le ha mostrato la reliquia e le ha detto di aver appreso come usarla. Le incisioni sulla reliquia sono... cacchio! E Sebastian in qualche modo li ha creati. Non esattamente. Li controlla. È magia oscura ed è molto... no! Potente. Creare degli inferi è molto difficile, ma controllarli... mentre Anne ed io cercavamo di contenere gli inferi per non farli scappare, Sebastian continuava a blaterare di volerla guarire. Quando Anne ha detto di non poter restare qui, non ho capito cosa intendesse. Solomon aveva minacciato di riferire tutto al preside se Sebastian avesse usato la magia oscura. Devo andare a Hogwarts e raggiungere Breck per primo. Cacchio! Così da ribaltare un po' la storia e fargli credere sia uno screzio di famiglia. Tornerò il prima possibile. Nel frattempo vedi di far ragionare Sebastian. Corri in Faustus! Ti teletrasporti? O esci proprio direttamente? Voglio solo vedere, No, credo che uscirà proprio a piedi. Io ne vedo già uno lì, quindi vai! Colpisci! Dai! Kaboom! Oh, sono morti prima ancora che potessi colpirli. Oh, morto? Bombata! Ed ecco qua anche l'ultimo. Ehi là, ciao. Inferi sono ovunque. Allora, prima di tutto, bombarda. Ops, scolpa mia. Ti chiedo scusa. Confringo. Perfetto. Preso e kaboom. Dai, vieni. Incendio. Due in un botta sola. Confringo. Bomba. Cacchio, aspetta. Preso. Due in un colpo. Incendio. Ed ecco qua, tutti gli inferi andati. Allora, qui è dove abbiamo trovato la reliquia l'altra volta. Il che vuol dire che non deve essere lontano. Tipo, qui non ci siamo mai stati l'altra volta. Ok, dobbiamo... eccolo lì. Dobbiamo farci un altro ponte. A parte lui come ha fatto a passare senza il ponte. Ecco qua. Dai, andate e fate il vostro lavoro. Ecco qua. Ecco Sebastian. Bella situazione del cacchio, Ma se li attacco prima che... no? Bombarda! No, ovviamente. Non è incredibile? Che cosa? Tu circondato da degli zombie? Sebastian, è come avevo detto. La reliquia è la chiave. Di che Cercavo cosa? Cercavo di annullare la magia oscura che ha colpito Anne. Ma questa mi permetterà di controllarla. Proprio come controllo gli inferi. Come controlli? Ma se ho dovuto combatterli.
È lo zio? Che sì. Cosa avete fatto voi due? Accio reliquia! Accio reliquia! Solomon, fermo! La reliquia! Wow! Con un colpo solo l'ha distrutta. Capisco essere un Auror, però... La pagherai! No, ti prego! Che cosa dobbiamo... Cosa? Che cosa dobbiamo combattere? Allora, fermo un attimo. Oh, cacchio! L'ho sbagliato! Aia! Allora, prima di tutto... Imperio! Ecco qua. Ti chiedo scusa, Solomon. Ti chiedo veramente scusa. So che non era sicuramente il tuo intento quello. Ma c'è solo con me ce l'hai, fra? Ho capito che... Dove sei? Sì, ti piacerebbe. Sì, immaginavo che non avrebbe avuto... Dove è andato? Ah, fuck. Allora, fermo un attimo. Fammi mettere la pozione massima, va? Che tanto non le usiamo mai, voglio dire. Kaboom! Cosa era successo? Oh, la pozione massima comunque. Curati, curati. No, no. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non so in che modo ce l'abbiamo fatta. Expelliamo. Oh, calmo. Mi spiace per tuo zio, ma l'ho dovuto cruciare, fra. Ma... Ah, ok. Non capivo se era... Se era stato sconfitto o no, scusami. Non puoi guarirla, Sebastian. Ti devi rassegnare. No! Non lascerò che soffra! No! Che cacchio! Ecco. Che cosa hai fatto, Sebastian? Sebastian. Boia, che forza. Come fa a essere ancora vivo? Ah, ok, no, è solo gli occhi aperti e la bocca spalancata. No, fermati, Anne. Basta già solo uno che ha sbagliato. Bombarda! Ah, ok. Hai fatto la tua scelta. No. Oh, Anne. Che cosa hai fatto? Devo andarmene da qui. Cacchio. Ui. Non deve andarsene. Sebastiano. Allora, aspetta un attimo. Rebellion. C'è qualcosa che devo prendere prima che... Sebastian, fermati. Aspetta.
Ma se gli faccio un arresto momentum, scusami. A parte che siamo più veloci di lui, però. Fermati, Sebastian, aspetta. Fermati. Potresti allungare il braccio, sai, sei proprio lì dietro di lui. Almeno corresse, voglio dire. Perché mi aspetto in Faustus fuori da qui col preside, io? Cosa c'è? Cosa c'è? Se vuoi che ci sia, scemo. Perché non ti sei fermato? Ti stavo chiamando. Non sopravviverà. Sta avvizzendo. Dentro e fuori. Solomon non ha mai voluto aiutarci. Non davvero. Ha gettato la spugna con Anne. Io non lo farò mai. L'hai visto, vero? Stava per rovinarle la vita. Ci ha attaccati. Ho dovuto usare la maledizione mortale. No, non è vero e lo sai anche tu. Se non avessi saputo come lanciarla. Ovviamente la risposta è sbagliata, però... Ci ha attaccati, non avevi altra scelta. Oddio, sei non è proprio la risposta giusta. È chiaro che tieni ad Anne più di quanto abbia mai fatto tuo zio. È una risposta del cazzo, era solo per impararla. Ho fatto la cosa giusta. Sì, l'avrei fatto anch'io, se ne fossi stato in grado. Sì, posso proprio. Insegnarti. Certo, sì, grazie. Quale momento migliore? Non è una magia facile da padroneggiare. Come tutte le maledizioni senza perdono, devi volerlo davvero. E tu volevi uccidere davvero tuo zio, eh? Tieni saldamente la bacchetta. Concentrati. L'incantesimo è... Avada Kedavra. La tua intenzione deve essere chiara. Uccidere. Ed è, guarda caso, un fulmine. Ed è proprio il simbolo che è rimbalzato qui. Non posso rimanere qui. Devo trovare in Faustus. Sebastian. Ti prego. Ora non sono in me. Vediamoci più tardi. Al sotterraneo, d'accordo? Sebastian. E noi intanto... Ecco qua. Tutto il trio di maledizioni. Devo pensare a una combinazione... che ci permetta di usare Avada Kedavra al meglio possibile. Dovrei fare un terzo slot con solo Avada Kedavra e magie di attacco, così da usare la pozione focalizzante e ricaricarla il prima possibile. Devo vedere solo una cosa, aspetta. Ok, è vero, ecco perché non abbiamo ucciso tutti subito, perché non avevo ancora questa sbloccata. Però... esattamente come mi ricordavo, quella di Arresto Momentum. Ok, e allora... Tra l'altro sapevo che dovevo tenermelo quel punto, invece no. Comunque direi, il primo set, questo qui, lo teniamo sempre fisso perché è fantastico. Direi che il terzo set, invece, crucio Avada Kedavra così uccidiamo, Expelliarmus e Arresto Momentum. Altro set che possiamo fare, Diffindo, Wingardium Leviosa, Depulso ed infine Imperio. Imperiamo qualcuno, lo facciamo volare, nel caso lo allontaniamo e poi zacchete, lo tagliamo. Ed infine l'ultimo, lo facciamo proprio a bomba, letteralmente. Bombarda con Fringo e Flipendo, sai? Che tra l'altro ora possiamo finalmente entrare in tutte le case di Hogsmeade e rubare tutto quello che c'è dentro. Ah, che bello, gli standardi della casa. La madonna, proprio... Madonna mia, ad Azkaban, subito. Vediamo, oggetto arancione. Ok, ora abbiamo praticamente derubato tutte quante le case presenti a Hogsmeade. È il momento di andare a parlare con Sebastian. Ed eccoci qui. Ma guardateli, marito e moglie. È distrutta. Ha appena seppellito tuo zio, da sola. L'ho fatto per lei. Sì. Sebastian, Anne non sopporta l'idea di denunciarti, ma... denunciarmi. Ha visto quel che è successo. Ti lascerò un po' di tempo per riflettere, Sebastian. Denunciarmi. Non ha tutti i torti in Faustus, però... Sebastian. Hai sentito? Hai visto quello che è successo? Non volevo fare del male a mio zio. Lo so. Non riesco a credere che sia morto. Com'è potuta finire così male? Non era quello che volevo. Non volevo che... Oh, Anne. Stavo solo cercando di aiutarti. Ora non posso andarmene. Anne ha bisogno di me più che mai. Ma non ti vuole mai più vedere. Parla con Infaustus. Fallo ragionare. A te dar retta. Io devo rimanere con Anne.
Qua si parla di una maledizione senza perdono, non si parla di un incendio fatto sul cappotto che ha preso fuoco. Qua si parla di se lo ritengono colpevole, e ovviamente è così anche perché era un ex Auror e soprattutto era un membro della famiglia, e soprattutto lui in questo momento non è sano di mente. Il peggio che può finire è veramente andare ad Azkaban. Non lo so, è sicuramente un ragazzo che in questo momento è fuori controllo, ma denunciarlo, è giovane, ad Azkaban questi se lo mangiano. Ci parlerò io. Non preoccuparti, Sebastian. Parlerò io con Infaustus. Grazie. Sei un vero amico. E quello è vero. È stato anche il nostro primissimo amico. Indipendentemente da quel che succederà, sono felice di averti conosciuto. Vediamo che cosa succederà. Vediamo. Infaustus, che tragedia. Non posso crederci. Dopo il nostro ultimo incontro, sono andato subito a Hogwarts. Ok. Prima di avere il tempo di parlare con Black, ho sentito Anne. Sono corso a Feldcroft e l'ho trovata col corpo di Solomon. Era fuori di sé per il dolore. Parte di lei vuole che Sebastian affronti le conseguenze, ma l'altra non riesce neanche a pensare. Te l'ho detto, ad Azkaban se lo mangiano, se lo mangiano. Non voglio perdere Sebastian, ma non abbiamo altra scelta. Possiamo aiutarlo a migliorare, possiamo aiutarlo a superare i suoi peccati, onestamente. Voglio credere in una seconda possibilità. Invece ce l'abbiamo e come? A che servirebbe denunciarlo ora? È chiaramente pentito delle sue azioni, di certo non farà mai più una cosa simile. Non ne sono sicurissimo, però. Entrambi. Però dobbiamo pensare anche ad Anne. Prima ha perso la salute e ora suo zio. Sei sicuro di volerle portare via per anche quanto... il fratello? Io capisco quel che dici. Forse hai ragione, anche se credo che Sebastian dovrebbe pagare per quello. E lo pagherà con la vita. In realtà puniremmo Anne. Esatto. Spero davvero che stiamo facendo la cosa giusta. Parlerò con Anne. Se la decisione proviene da me, sarà concorde. Grazie, Infaustus. Sei un buon amico. Ma qualunque cosa ci aspetti, dobbiamo affrontarla insieme. Di questo sono certo. Lo spero. Fine missione? Fine missione. Usciamo da qui. C'è ancora Sebastian.